nei primi 50 per fronteggiare, diciamo, a livello militare in Israele gli invasori. Questo tipo di difesa personale è alla portata di tutti perché è stato codificato anche in civile e non solo più a livello militare, diciamo, è usato in tutto il mondo, quindi si riesce a sfruttare anche parecchie tecniche proprio nell'ambito civile e a livello di antibullismo nelle scuole, per esempio, può capitare un'aggressione per la strada. In qualsiasi luogo pubblico in cui ci troviamo può essere utile sapere difendersi con dei semplici movimenti efficaci che siano comunque veloci e potenti e che mettano fuori combattimento in poco tempo il nostro possibile aggressore. Ci sono ovviamente dei segnali che dobbiamo imparare a capire facendo un corso, che possono essere segnali di un possibile attacco o comunque di una possibile aggressione. Queste cose qui ovviamente si imparano col tempo, con la costanza, col sacrificio, perché non ci sono tecniche stile ninja o come uno può pensare film o di Hollywood. Sono tecniche semplici che però hanno bisogno di tante prove, hanno bisogno di costanza, diciamo proprio nell'approccio tra sparring, nel senso che dove si lavora appunto con finto aggressore e vittima, e provare appunto tante volte per vedere se si riesce appunto a arrivare a una soluzione che può essere utile. Non è facile il discorso di uscirne sempre indenni e illesi, soprattutto quando ci sono di mezzo armi da taglio, armi da fuoco. Io dico sempre una cosa, queste tecniche è meglio conoscerle, per carità, però se uno di fronte a un coltello riesce a scappare o a comunque dare portafoglio, a fare qualcosa del genere, è meglio, perché la vita è una. Quindi questo, ci insegnate a difendersi in modo legale e intelligente. Questo è un consiglio che do a tutti, perché non è che qui vieni e diventi Rambo. Riesci ad acquisire delle conoscenze, riesci ad acquisire anche una capacità tua psicofisica tale per cui in certe situazioni puoi risolvere delle cose che se non hai quelle conoscenze fai molta più fatica. Adesso, per non fare la paternale, noi facciamo qualche esercizio di preparazione, quelli che noi facciamo solitamente in palestra, poi facciamo vedere qualche tecnica qui e lì, cioè tecniche comunque utili, semplici ed efficaci che possano far capire a chi ci sta guardando che il Krav Maga è alla portata di tutti, ok? Farò vedere anche io qualche tecnica dove c'è una colluttazione in atto, io intervengo e metto, cerco di mettere la situazione in un modo diverso da quella che sta andando, ok? Queste tecniche sono usate anche dalle forze dell'ordine, da chi fa sicurezza nei locali, ipoteticamente, comunque gli addetti alla sicurezza in generale. E nulla. Adesso iniziamo a vedere dei colpi basici, che sono comunque colpi tranquillamente, cioè sono facili, sono tranquillamente colpi da fare in situazioni di criticità, quindi calcio classico nello stomaco o ai genitali, che crea comunque uno shock per cui uno può scappare, ok? Se nello scopo è comunque avere la possibilità di scappare. Sì, diciamo che è essenziale il fatto di colpire e scappare, quello è il Krav Maga civile. Poi quello militare, quello poliziesco, ovviamente ha delle vie un po' diverse. Dai, partiamo, facciamo un po' di calci frontali, dai, quindi qui andiamo a fare un calcio di sfondamento, come se sfondassimo una porta, possibile aggressore che ci ha spinto, noi sappiamo che la situazione si mette male, vogliamo colpirlo, lo colpiamo, stomaco, plesso solare, crea uno shock a livello respiratorio e si scappa, questo è quello che, questo tipo di calcio che è usato in molte arti marziali, crea, ok adesso fermi, andiamo, due colpi semplicemente, uno, due colpi di braccia, via, partiamo. Krav Maga, quello che ha di bello comunque, ha preso un mix da tante arti marziali e tutto ciò è semplice, perché comunque una volta che si imparano le movenze i colpi si portano. Diventa molto più difficile quando sotto stress il nostro corpo e la nostra testa purtroppo subisce delle situazioni che non sono normali, anomale, quindi, no?
ti faccio una domanda. Sì, fatemi pure domande così. Una donna. Ginocchio? Dai, pugni e ginocchia, dai. Una donna. Una donna, certo. Io questo lo dico sempre. Non c'è, non abbiamo questa Uomo, forza no, uomo o fisica, donna che questa sia, comunque potenza. siamo tutti capaci a usare mani, piedi, testa, gomiti, ginocchia e via dicendo. L'importante è impegnarsi. Sì, a farlo, cioè almeno provare, buttarsi e cimentarsi. Quello che dico sempre io, infatti noi la prima lezione di prova, uno viene, vede come va, poi se vuole rimane, se non vuole amici come prima, ci Beh, mancherebbe, certo. però è sempre bello provare. Per le donne io lo consiglio vivamente perché comunque purtroppo la cronaca parla chiaro e quindi Infatti, siamo in una era lì che situazione volevo e viviamo arrivare. purtroppo in una società in cui È comunque molto utile e molto efficace, spesso e specialmente. volentieri, non dico che sia risolutiva, ma comunque c'è parecchia possibilità di uscire da una situazione critica. Ok, Ecco. adesso ragazzi, facciamo qualche tecnica. Presa questa, adesso faremo vedere delle tecniche semplicissime, scusatemi, di antiaggressione. Ok? Quindi, presa per il collo, a una mano, dai, proviamo, fatene due o tre. Quindi qui andiamo a bloccare l'avversario e a colpire le parti basse, creando uno shock. E poi ovviamente qui, ripeto, scappare, la prima cosa. Queste sono tecniche base, ripeto, sono alla portata di tutti. Qui le ginocchiate vanno nelle parti basse, quindi ai genitali o plesso solare. Se si riesce ad arrivare, è difficile, alla parte, diciamo, mandibolare ancora meglio, però si fa fatica ovviamente perché il Rischia di contra una perdere persona co l'equilibrio contrasta alzandoti contrasta troppo. molto una persona, quindi in base al tipo di persona che abbiamo di fronte. Adesso proviamo a due mani. Fate la tecnica a due mani. Queste sono tecniche, ripeto, basiche, ok? Allora, Pablo, vieni qua un attimo. Adesso vi farò vedere una tecnica io anche che è un pochettino più risolutiva in una situazione dove Si è con le spalle al muro e non si può uscire. Collo, mi stanno strozzando, non respiriamo più e siamo attaccati a un muro, Abbiamo una ok? presa per il collo, lo sta strozzando e Non lui riusciamo adesso è più a schiacciato uscire. contro un muro. Abbiamo disponibili le mani, Disponibili solamente le mani. ok? Lui è più forte di me perché mi sta togliendo l'aria, io vado in ipossia. Pollice dentro gli occhi, si spinge, il ginocchio. Quindi pollice all'interno delle orbite e poi ginocchiata. Questo tipo di lavoro qua, anche su un alto e grosso, Si va riesce a fare, dato. cioè, Anche beh, con una certo. donna riesce a farlo tranquillamente. Sì. Prima tecnica. Seconda tecnica, si va a lavorare. Mano dritta, si entra in pieno sulla parte carotidea, si tiene. Quindi mano dritta, si entra all'interno della zona carotidea, Tiene e si fa pressione. si trattiene e si fa pressione. Queste sono tecniche, ripeto, risolutive. Sono tecniche che non hanno bisogno di chissà, però sono molto efficaci dal punto di vista gestionale. Non parlava più. Ripeto, Non parlava più. queste sono tecniche molto risolutive ed efficaci quando noi ci troviamo in situazioni critiche. Ricordatevi che farle qui è molto facile. Siamo tutti amici e siamo tutti in palestra e collaboriamo. Fuori per la strada regole non ce n'è. Quindi si sopravvive. E queste sono purtroppo tecniche che servono per la sopravvivenza, ok? È vero. Domanda da avvocato del diavolo, ma è possibile che durante le simulazioni ci si faccia comunque male? Allora, ci sono varie scuole di Krav Maga, c'è chi lo fa in un certo modo e gioca un po'. Noi ogni tanto simuliamo la realtà, perché se io vengo a insegnare un qualcosa alle persone e poi nella realtà è tutt'altra, Certo, non è bello quello che io insegno, il solito gap tra la teoria e la pratica. quindi dobbiamo essere obiettivi, quindi insegnare anche ogni tanto che ci si farà un po' male, ma non chissà che, però simuliamo quello che può succedere per strada, perché Certo. sennò collaborare sempre non va bene, quello è poco ma sicuro. Anche Ovviamente non lo facciamo subito, uno prende un attimino la mano e poi si fa.
però bisogna farlo. La vera prova d'esame sarebbe un attacco a sorpresa per vedere come tu, no, come sei in grado di gestire la, ma infatti, quello che non ti aspetti. Se uno mi prende dal collo, stiamo uno facendo arriva, un'esercitazione, io lo so che mi sto esercitando, io sono pronto. Bravissima. Ma non so, sono tutte fare tecniche abbastanza guidate queste, ma io sono sempre il primo a dirlo. È ovvio che adesso vi farò vedere una simulazione sotto stress dove ci sarà uno stress indotto da parte mia nei loro confronti con i cuscini e con la preparazione fisica e l'aggressione. Adesso vi faccio vedere cosa voglio intendere. Allora, giriamo e cuscini. Solo tre, tre ragazzi, tre. Prendi cuscino. Allora, chi gira ragazzi, solito è quello che verrà aggredito. Allora, questo serve per creare uno stress indotto al nostro cervello. Qui si altera la capacità psicofisica, l'emozionalità quindi, e la sensorialità, che è molto importante. Dopodiché andrà al mio via a colpire con colpi in successione, quindi battito cardiaco accelerato, vista tunnel, tutto quello che viene durante lo stress e l'agitazione e l'ansia, e verrà aggredito poi da Tommaso, e vedrete che comunque ci sarà un po' di movimenti strani. Ok, partiamo, uno, due, veloci, dai, 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 dai. Pablo è qualche anno che viene, sa ormai fatto suo. Quindi qua lui sta spompando. Adesso Tommaso tra breve lo aggredirà alle spalle e lui si difenderà. Via, dai, partiamo. Okay. Semplici tecniche, ci giriamo, contrastiamo. Adesso, un attimo Enrico, allora vi dico solo un'altra cosetta giusto per dare due informazioni. Io su questa tecnica qua andiamo a togliere la pressione che esercita l'aggressore con l'avambraccio. Allora adesso su questa tecnica andiamo a togliere la pressione che l'aggressore esercita con l'avambraccio, utilizzando il nostro avambraccio, okay, girando. Ecco. Creiamo con questa mano libera parte auricolare. Si crea con la mano libera, col palmo della mano libera, uno shock sull'orecchio che confonde l'aggressore e non è necessario l'utilizzo di una forza esagerata per infliggere il colpo. Il passo dopo è chiudere sul collo l'aggressore e dopodiché lo porteremo a terra in questa maniera. Qui, da questa posizione qui, ovviamente siamo noi. Poi da qui, sì, utilizzando il ginocchio sul collo dell'avversario, si gestisce l'aggressore. Lui mi aggredisce, io sono qui. Adesso la farvi vedere. Ok. Questo è quanto. Fatto un pochettino più veloce per far capire. Ecco, quando fatto un po' più veloce per far capire. Quando vengono a visitarvi gli impiegati dell'Enel, i finti impiegati dell'Enel. Può capitare, magari se ti toccano in un modo sbagliato. No, vabbè. Sto scherzando. Però comunque sì. Però comunque io ripeto, sono tecniche che tutti possono apprendere, però sono da cioè sono difficili da mettere in atto in una situazione reale. Quello che è la realtà. Certo. Adesso sono queste prove di esame con aggressioni. Quello lo faccio io. Quello lo faccio. Loro possono dirlo che durante l'esame arrivano. Durante gli esami siamo messi comunque sotto stress continuo, anche per un quarto d'ora, 20 minuti, e questo stress ti porta ad avere degli scompensi e quindi avere un battito cardiaco accelerato, avere la mente offuscata ed è più complesso quindi reagire. È un po' come essere nella realtà di un'aggressione. Più o meno, più o meno. Allora, adesso farò vedere ancora io due tecniche antiaggressione con le armi. Ripeto, queste sono tecniche da fare solo se la nostra vita è in pericolo, se no, ripeto, portafoglio, collanina, tutto quello che è, diamola agli aggressori. Allora, arma da taglio, Tommy. Di fronte a un coltello è meglio sempre scappare, consiglio, se si può, si interpone qualcosa, una sedia, un palo, qualsiasi cosa tra noi e l'aggressore armato di coltello. Come soluzione finale, conoscere qualche tecnica non fa male. La cosa importante da fare è pensare che quello lì, se ci tocca, taglia. E quasi sicuramente, anche se io sono un istruttore da 7 anni di Krav Maga,
e posso essere bravo e tutto quello che si vuole, io ne uscirò tutto tagliato, anch'io, ok? Quindi questa cosa è importante sempre da dire. Se si vanno a vedere dei video, fanno vedere le cose stranissime, stile Hollywood, tutta roba finta. Adesso farò vedere due tecniche semplicissime su arma statica, quindi arma ferma, puntata. Coltello puntato all'altezza della giugulare. Avvicinagli il microfono a lui. Coltello puntato, andiamo a creare una situazione a chi ci aggredisce di sottomissione. Quindi io alzo le mani perché ho paura. Ok? Andiamo semplicemente a bloccare l'arto. Ok? Portare il gomito sopra e a piegarlo. Ok? Questo modo qui. Qui se io mi spingo ancora più giù creo una rottura articolare, okay? Ok? Ricordiamoci che, ripeto, in questa situazione bisogna essere veloci e potenti, per quello che è molto utile fare anche attività fisica di potenziamento. Noi facciamo un'ora e un quarto allenamento, io 20 minuti, 25 li dedico al potenziamento muscolare, ok? Sull'altra parte del collo, perché se il coltello è puntato di qua, sempre in modo statico, si lavora in questo modo qua. Blocco, tolgo il collo, pericolo, creo uno shock, comunque lui qua non va su, creo uno shock, un altro shock, blocco. Ok, qui poi posso ancora entrare col ginocchio. E la molla a questo punto coltello. Comunque queste cose qui sono non con un coltello in movimento, perché il coltello in movimento è letale, ok? Meglio sì, coltello in movimento si prende qualcosa e si lavora così. Faccio ancora vedere quattro tecniche per la messa a terra in una colluttazione. Harry. Allora, adesso farò vedere quattro tecniche dove andremo a dividere due persone che litigano in modo da far tornare la situazione tranquilla senza essere esageratamente letali. Quindi possono essere utilizzate anche in caso, per esempio, due amici litighino, perché si blocca una persona senza infliggergli troppo dolore. Questa si chiama maschera ed è la prima. Stai qui? Facciamo vedere la seconda. Stai qui. Adesso afferra per il collo, bloccando il braccio e porta a terra l'aggressore. Qui si chiudono le vie respiratorie dell'aggressore, rendendole difficile reagire. Adesso invece andiamo a colpire di nuovo come prima il padiglione auricolare dell'aggressore, stordendolo, e dopodiché lo portiamo a terra spingendolo per la spalla. Okay. Perfetto. Ok, direi che grazie. Un'idea io direi che fatta. Qualcosetta penso che abbiate capito. Grazie agli amici di Gran Maga. Grazie a tutti quanti.